Cominciamo questo incontro con anche con qualche nota di servizio. Questo è in realtà il terz'ultimo incontro del ciclo I Maestri di Milano. Non ci sarà l'incontro previsto tra 2 settimane su Buzzati Traverso, perché il professor Cassata non è disponibile, malato, non si sa, insomma. E quindi avremo ancora 2 appuntamenti da qui alla chiusura, uno su Giovanni Pirelli. E sarà anche l'occasione, anzi sarà la prima presentazione della biografia di Giovanni Pirelli, che è appena uscita per Donzelli, scritta da Maria Margherita Scotti. E poi l'ultimo incontro sarà il 14 marzo, se non sbaglio, dedicato a Umberto Eco, e sarà un incontro polifonico, diciamo, di persone, studiosi, amici di età diverse che lo omaggeranno. Oggi invece abbiamo un incontro un pochino diverso dal solito, perché parliamo di 2 compositori che, diciamo, che hanno iniziato la loro carriera nella Milano, appunto, del primissimo dopoguerra, 45-46, Fiorenzo Carpi e Gino Negri. Nomi naturalmente molto noti all'interno della cultura musicale milanese del dopoguerra. Un pochino meno noti, diciamo, universalmente, però se, credo che dopo l'incontro di oggi sarà abbastanza evidente che alcune cose che hanno scritto, che hanno fatto, saranno richiamate alla vostra memoria. È un tema che io conosco molto poco e mi appresto in realtà a cedere la parola a Emilio Sala, che è un amico che insegna storia della musica. Insegni? No, hanno sempre dei nomi un po' di... com'è che si chiama? Insegno drammaturgia musicale. Sì, che è molto meno appealing, quindi avrai meno studenti. Anche storiografia musicale, Anche che è ancora meno appealing. vabbè, in statale, e con Emilio abbiamo fatto anche delle piccole collaborazioni insieme, e è romagnolo di Rimini, ma si è appassionato alla vicenda musicale milanese anche perché, e secondo me stasera lo capiremo abbastanza bene, diciamo, è un continuo sconfinamento in realtà dalla musica al teatro. Carpi è uno dei fondatori, insieme a Strehler e a Grassi, del piccolo teatro. Dal teatro al cinema alla televisione, al cabaret. In realtà, attraverso queste 2 figure possiamo ripercorrere, anche mettere insieme la storia dello spettacolo leggero, e poi naturalmente della musica, difficile dare degli aggettivi, della Milano del dopoguerra, che poi è anche l'humus da cui sono venuti fuori Dario Fo, Enzo Iannacci, anche forse Giorgio Gaber, ma insomma, loro, questi nascono, diciamo, dal dopoguerra, da Carpi e da Negri, che tra loro erano peraltro compagni di studi e amici e collaboratori. Emilio, please. Bene, buonasera, grazie della presentazione. Io quando Alberto mi ha proposto di ospitare anche un compositore all'interno della sua rassegna di maestri milanesi, avendo il suo taglio comunque un taglio che tendeva a privilegiare le grandi figure della Milano della seconda metà del Novecento, chiaramente mi ero orientato, cioè veramente mi avevo orientato lui, verso appunto il corrispettivo musicale di personaggi come quelli che lui aveva in altri ambiti identificato come gli interlocutori privilegiati del suo progetto. Ora, naturalmente, una scelta come questa, io avrei dovuto scegliere, che ne so, tanto come ha giustamente detto Alberto, Milano non è un luogo, diciamo così, geneticamente caratterizzato, ma culturalmente caratterizzato. Avrei potuto scegliere, visto che lui ha scelto di chiudere appunto con Umberto Eco, che in fondo era assolutamente fondamentale anche per la cultura musicale milanese, avrei potuto e forse anche dovuto scegliere, che ne so, Luciano Berio, che è della stessa generazione, o avrei potuto scegliere Katy Berberian, c'è ancora oggi l'ultimo, diciamo,
rappresentante di quella grande stagione culturale, vogliamo chiamarla dell'avanguardia o del modernismo per intenderci, che è Giacomo Manzoni, che è ancora lucido e molto anche coinvolgibile, però ho voluto disattendere un po' le consegne di Alberto e scegliere due personaggi, tra l'altro due, non uno, forse cercherò anche di spiegare il perché, che in realtà non appartengono al mondo musicale più rappresentativo della Milano del secondo dopoguerra. Anzi, sono due compositori, qua c'è il figlio di Gino Negri che mi inibisce moltissimo, ma anche solo minori, sono due compositori minori. Ora, ma io da sempre, anche quando stavo a Rimini, ero appassionato di Gino Negri e Fiorenzo Carpi, perché pur essendo compositori minori, attraverso i mezzi di comunicazione di massa erano molto presenti nelle case degli italiani, se non altro attraverso, diciamo, il loro lavoro di compositori applicati per altri generi come il teatro, che si dava tantissimo in televisione, il cinema. Entrambi hanno collaborato molto anche con, diciamo, registi di notevolissima calibro, e quindi erano nomi. Ma Gino Negri, per esempio, era un grande divulgatore anche televisivo, perché io vedevo i programmi curati da Gino Negri alla televisione. Però, tornando a noi, a me interessava, prima di cominciare, di mettere a fuoco la questione dello statuto del compositore minore al modo di Gino Negri e Fiorenzo Carpi, perché credo che sia una questione cruciale anche per venire incontro un po' al disagio classificatorio che emergeva dalle parole di Alberto, che giustamente diceva: ma che etichetta, che poetica, che contrassegno posso usare? Allora ha detto: vabbè, fanno parte di un paesaggio iper diversificato, eclettico, sono un po' come il prezzemolo che stanno bene dappertutto. Ma qual è la questione fondamentale che presta, per così dire, alla scelta che ho fatto? È che i compositori minori, al modo di Fiorenzo Carpi e di Gino Negri, sono delle presenze assolutamente affascinanti. Quello che va sottolineato anche con una certa enfasi, perché spesso i compositori minori e per esempio i familiari dei compositori minori tendono a, diciamo così, promuovere un discorso in grado di renderli maggiori, non so se mi spiego, e quindi poniamo per ragioni che riguarderebbero diciamo congiunture sfavorevoli, magari non sono stati valutati come avrebbero meritato o avrebbero dovuto. Questo, secondo me, è un proprio errore clamoroso che si fa quando si vuole promuovere compositori come Gino Negri e Fiorenzo Carpi, perché mentre essere, naturalmente non tutti i compositori appartengono a questa categoria, vorrei chiamarla del compositore minore indispensabile, ci sono dei compositori minori che sono indispensabili. Un compositore che appartiene al canone, e avrete allora già capito che i compositori minori che io intendo qua diciamo celebrare anche con la simpatia e il coinvolgimento emotivo che questi due personaggi mi procurano inevitabilmente, sono compositori che non rientrano nel canone. Ora, per delle ragioni che sarebbe troppo lungo sviscerare in questa sede, il canone della seconda metà del Novecento, in fase di ridefinizione,
benché in fase di definizione, è un canone modernista. Per cui i compositori che hanno lasciato un forte segno di innovazione, per esempio, hanno maggiori probabilità di essere considerati compositori maggiori di quelli che hanno agito con minore, tra virgolette, sempre, sono categorie ormai talmente perente e desuete che fa un po' ridere, ma credetemi, non sono ancora state sostituite da altre categorie più utili a definire quanto sto cercando di definire, compositori meno originali naturalmente tendono ad avere meno chance di essere considerati compositori maggiori. Ma il fatto di essere fuori dal canone rende i compositori minori appunto indispensabili, perché il canone lo conosciamo tutti. Quello che sta fuori dal canone invece è qualcosa che fortissimamente ci sfida, anche dal punto di vista proprio non solo intellettuale, ma anche del piacere estetico. Non so se mi spiego, perché tutti noi godiamo di molte più cose di quello che i criteri che ci vorrebbero orientare il nostro piacere estetico ci suggeriscono. E questo, per esempio, è il caso di Fiorenzo Carpi e di Gino Negri, che sono due compositori diversissimi, pur essendo legati per ragioni biografiche, forse anzi si potrebbe dire che sono compositori che hanno un tipo di modus operandi molto agli antipodi, anche dal punto di vista caratteriologico, per dire, sono molto diversi, perché Gino Negri è l'estroverso tipo, Carpi è l'introverso tipo, però la loro attività compositiva ha vissuto gli stessi problemi, per così dire, ha risposto alle stesse impasse, sottende anche un rovello dal punto di vista proprio culturale oltre che estetico che li apparenta. Forse anche per quello erano così amici. Quindi quando Fiorenzo Carpi e Gino Negri si affacciano nella cultura musicale della secondo, e giustamente diceva Alberto che si tratta proprio dei primissimi anni del secondo dopoguerra, sono compositori che hanno studiato al Conservatorio di Milano, che sono in cerca di un loro linguaggio, perché come sapete il modernismo parte da quello, non c'è un linguaggio che, diciamo, è disponibile senza un processo di rifondazione linguistica, e quindi cercano la loro strada. Entrambi pensano ad un certo punto di averla trovata, affidandosi ad un modello che non era presente negli anni della loro formazione al Conservatorio di Milano, che corrisponde a un compositore che forse qualcuno di voi ha sentito nominare, che è molto importante nella storia musicale di questi due compositori, che si chiama Roberto Lupi. Roberto Lupi diventa il mentore di Gino Negri e Fiorenzo Carpi. Il modello linguistico che Roberto Lupi cerca, e diventano anzi pupilli di Roberto Lupi, il modello linguistico che
attraverso lupi entrambi elaborano e cercano di personalizzare, va sotto il nome di armonia di gravitazione. Ed è un modello al quale si ispirano molte delle prime composizioni di entrambi, strumentali, che venivano rappresentate all'Angelicum, che allora era un luogo anche molto importante per la promozione della musica moderna. Ebbene, l'altra scuola che a Milano si stava naturalmente organizzando e che avrebbe poi avuto in gran parte, si può dire, la meglio, è quella invece dodecafonica, e Riccardo Malipiero, un altro compositore molto importante milanese, per certi versi anche egli minore, ma diverso secondo me rispetto a Gino Negri e Fiorenzo Carpi, è un minore di un altro tipo che adesso non voglio però cercare di definire, promuoveva anche organizzando eventi, dibattiti, convegni. Fu a Milano un importantissimo convegno della scuola dodecafonica al quale parteciparono moltissimi compositori del panorama compositivo internazionale. Quindi all'Angelicum spesso tu vedi, anche proprio a livello di dibattito giornalistico culturale, i gravitazionisti e i dodecafonisti, e naturalmente Fiorenzo Carpi e Gino Negri erano sul versante appunto dei gravitazionisti. Poi naturalmente queste sono ancora le prime sperimentazioni, diciamo così. Fiorenzo Carpi, anticipo subito che tutta questa strada crolla per entrambi. È qualcosa che, diciamo, corrisponde ad un fallimento. È fallimento per certi versi anche, posso dire, traumatico. Ma mentre Fiorenzo Carpi concentra tutta la sua identità del compositore d'avanguardia in un solo progetto che coltiverà come un impossibile opus magnum che avrebbe voluto realizzare, ma poi in certe interviste anche è quasi disarmante il modo in cui racconta, perché dice: ma non ho mai avuto tempo, non ce l'ho mai fatta, perché non ho mai avuto tempo, sottinteso quel vampiro, quella piovra, sarebbe Streller, non Dario Fo, mi ha impedito di realizzare. In realtà io avrei voluto fare, e qui c'è l'opus magnum dietro le mie spalle, la porta divisoria, ma ho dovuto invece dedicarmi alla musica applicata. Fiorenzo Carpi, fallimento del grande progetto compositivo d'avanguardia. Gino Negri invece continua, anche per il suo carattere esuberante, molto meno propenso ad accettare, diciamo così, le alternative binarie, no? O faccio il compositore d'avanguardia o faccio il compositore di musica applicata, ma Gino Negri anche lui continua a essere tentato dalla musica d'avanguardia, ma poi di fatto la delegittima, non solo se ne allontana, ma la delegittima, perché Gino Negri è anche un, diciamo, critico musicale che interviene, recensisce, è un portatore di un discorso molto anche sofisticato, sempre sul filo del paradosso, dell'ironia e per così dire anche dello sberleffo. Ma quale
ambito è più adatto ad essere preso in giro che quello dell'avanguardia, che ci crede molto, non so se mi spiego. In realtà Gino Negri non ce l'ha mai fatta, perché non ci ha mai creduto fino in fondo. È questo il suo principale, come si può dire, agente della devianza estetica. Non ci ha mai creduto. Per comporre musica d'avanguardia ci devi credere molto. E Gino Negri non ci ha mai creduto fino in fondo. Anzi, potrei dire che la differenza tra i due nei confronti del canone modernista è più o meno questo. Gino Negri avrebbe potuto, ma non ha voluto. E infatti continua a essere tentato di accreditarsi anche come compositore d'avanguardia. Invece Fiorenzo Carpi, molto più saturnino, si potrebbe dire che è il complementare, cioè avrebbe voluto, ma non ha potuto, gliel'hanno impedito, vedi il discorso che facevo prima. Ma quello che è molto interessante è che questo Opus Magnum d'avanguardia, parto con Fiorenzo Carpi, in realtà esiste. Uno sarebbe propenso a credere, quando legge le testimonianze o diciamo anche consulta gli scritti dedicati a questo episodio della vita compositiva di Carpi, che in realtà sia stato tutto un sogno, non so se mi spiego, una fantasia. In realtà la porta divisoria di Fiorenzo Carpi su libretto, tra l'altro non è una cosa di poco conto, di Giorgio Strehler, c'è. Ora, si può anche decidere che non sia completo, ma i quadri, che è molto più completo della Turandot, ben inteso, della Lulu, o ditemi voi, si può anche decidere che ci manchino dei quadri, perché è tutto fatto a tableau indipendenti, ma i tableau che ci sono, che sono coerenti e narrativamente compiuti, sono composti al dettaglio, orchestrato con una acribia, con una cura assolutamente maniacale, maniacale. E vedete, qui vi ho dato alcuni documenti che appunto ne testimoniano anche la consistenza e lo stato di avanzamento del progetto. C'è già il cast anche che avrebbe dovuto accompagnare la rappresentazione. La porta divisoria dalla metamorfosi di Kafka era stato anche programmato. Alla Scala ci sono tutte un carteggio tra Ghiringhelli e dopo uno qui inizia, ma perché allora non è stato realizzato? E lì ho discusso varie volte con i parenti, con chi ha altre idee, chi la butta su una questione pratica di meri diritti, cioè della mancanza dell'ottenimento dei diritti per poter dagli eredi Kafka. Io credo, e qui lo ribadisco, che in realtà ci sia quella impossibilità, non dipendesse tanto dalla piovra Strehler, dal destino cinico e baro, o dalla, diciamo così, incapacità pratica di portare a casa, di realizzare effettivamente il progetto, ma sempre da quella ambivalente, in fondo fallimentare, in entrambi con diverse modalità, rapporto con la musica d'avanguardia, perché questa è un'opera d'avanguardia. Gino Negri, anche lui, vi faccio solo un esempio di un'opera, di una partitura che a me piace tantissimo, che si intitola Antologia di Spoon River, che a pochi mesi dalla traduzione famosa della Fernanda Pivano attirò Gino Negri, che ne realizzò
una sua versione che intitolò appunto Antologia di Spoon River. È una composizione, anche questa, non, che mescola diverse tecniche compositive e anche, diciamo così, modalità esecutive che sono assolutamente, anche dal punto di vista dei criteri che si usano per valutare le opere moderniste, innovativissima. Per esempio, c'è un coro che corrisponde ovviamente al primo testo di Spoon River, cioè quello della... tutti ce l'abbiamo con la musica esatto, di De André, esatto, e quindi c'è Dormono sulla collina, quindi la voce dei morti è il coro che vedete sopra, afono, che lui, ma non è Sprechgesang, è un coro afono, come sordo, come un brusio di cori, che è accompagnato dagli archi, vedete, che formano una fascia di valori lunghi, tendenzialmente lunghi, e che verranno spalmati sotto tutta la, come se fosse una specie di loop elettronico. Ma attenzione, non siamo nel 1945, molto ma molto lontani, ma già lui immagina la musica come se ci fosse il Revox, il nastro magnetico. Infatti questa specie di bordone, di fascia, per dirlo con un termine che si userà tantissimo nella musica d'avanguardia, è come un sottotesto che è totalmente indipendente, quindi con un metronomo totalmente indipendente dalle varie poesie che si sovrapporranno a questo sostrato che intende rappresentare le voci dei morti, scorre indipendentemente da esse. Quindi ci sono soltanto, bisogna contare il timing, non il tactus, non so se mi spiego, per non perdere alcuni momenti di sincrono. E lui fa tutta una serie di calcoli per poter procedere e fornire le indicazioni. Sarà poi fatto non a caso questo, però non è che l'hanno montato, l'hanno trasmesso alla radio l'antologia di Spoon River nel 1947 ed ebbe anche molto successo e fu ripreso più volte. Bene, a un certo punto, come dicevo, tutta questa identità, perché in primis è un'identità musicale, in entrambi periclita, più o meno rovinosamente. Negri si orienta in un modo totalmente in opposizione a quanto faceva nei lustri precedenti, verso appunto il repertorio leggero. Ma il repertorio leggero è per lui una riconfigurazione del suo io compositivo, molto seria. Vi do come testimonianza di questa metamorfosi dalla musica d'avanguardia alla musica leggera, come tutt'altro che orientata, per così dire, in senso pratico, utilitaristico, bisogna pur mangiare, no, ma come scelta consapevole, sofferta, anche per così dire scelta di poetica, quindi militante. Vi do solo, avrei potuto, perché è un accenno secondo me tanto più interessante quanto più apparentemente legato a circostanze del tutto private, cioè un cartoncino che lui manda ad Anna Nogara, un'attrice cantante che forse conoscete e che
avrebbe poi interpretato molte delle sue canzoni e anche dei suoi atti unici, come per esempio Giorno di nozze, che ebbe anche un certo successo al Gerolamo, in cui gli dice alla Nogara: carissima, mi spiace di averti lasciato solo il ritornello di una telefonata, che probabilmente chiamerò domani, eccetera, eccetera. Cioè, stanno parlando di un rapporto che riguarda il genere della canzone, al quale Negri proprio nel 1960 si dedica totalmente, anima e corpo, interrompendo ogni altro attività precedente. Ma vedete la frase che ho sottolineato? Ho l'impressione di esserci, dall'opera sono arrivato ad un'opera minima, la canzone, ma è la strada giusta. Quindi Negri si rivolge, siamo agli albori della canzone d'autore, quella che noi oggi chiamiamo canzone d'autore. In realtà Negri è anche un cantautore, perché qui ha una figura di una interprete, ed ebbe anche altri importanti interpreti, anche importantissime interpreti, se posso dire, perché Laura Betti e Millì certamente sono importantissime interpreti. Anche Iannacci, che prima è stato citato, ha cantato le sue canzoni. Questo repertorio quindi si innesta, interferisce, è integrato in un momento in cui il peso culturale della canzone diventa un fatto anche musicalmente fondamentale. Cioè, stiamo parlando di un momento in cui, tra l'altro, anche la canzone milanese è sempre stata all'interno della storia della canzone magari meno considerata, meno centrale di altri luoghi, se vogliamo fare una geografia, una topografia della canzone d'autore, magari Genova, che ne so, o Roma, ma anche Milano è sempre considerata, e pur cosa, una piazza comunque importante, rilevante. Ebbene, all'interno di questo ambito in cui Negri può e deve essere considerato sicuramente un protagonista, la canzone subisce una metamorfosi culturale, ancora più prima che musicale, anche se con Negri si potrebbe dire anche una metamorfosi musicale, perché molte delle sue canzoni hanno delle particolarità, diciamo, musicali, tecniche, che le rendono comunque delle canzoni anomale. Per esempio, nel 1960, la stragrande, per non dire la quasi, scrisse nel solo 1960 320 canzoni, una al giorno. Infatti anche nella lettera dice: telefonerò giornalmente, infatti ciò che accade. E ci sono anche lì aneddoti che non ho mai capito bene se sono, cioè che tutto questo si deve anche a una scommessa che evidentemente perse, cioè perché non ne fece comunque una al giorno, cedette le armi verso la fine di novembre, proprio poteva, ma è comunque sempre molto riduttivo usare l'aneddoto per, non so, dare senso ad una scelta che secondo me ha delle ragioni estetiche fortissime. Ebbene, una canzone più di altre del 1960 dà l'idea però di quanto debba anche essere considerata sofferta la metamorfosi dalla musica modernista alla musica, vogliamo chiamarla leggera, ma è un termine del tutto inadeguato. Ecco, qui avete il testo di questo che lui chiama un autoritratto, se penso a Bach, che appunto
Venne poi questa canzone, se penso a Bach, ospitata in uno dei suoi spettacoli al Teatro Girolamo, che si intitola Costretto dagli eventi, dove lui interpretava le sue canzoni in piedi, come era nella prima slide, in piedi, si esibiva in piedi, suonando e cantando canzoni da lui composte, compreso il testo. E se penso a Bach, lui lo definisce, vedete nella prosa che precede il primo verso, un autoritratto. Non dico altro e ve la faccio sentire, perché ci sono dei dischi di Costretto dagli eventi autoprodotti che... Se fossi un pittore chiamerei questa canzone autoritratto. Eccomi davanti allo specchio. Ho in mano una tavolozza dai colori abbastanza cattivi e, una volta tanto, il mio aspetto è quello di un uomo serio e tranquillo che pensa ad altri uomini e tira le somme. Io mi sento di merda se penso a Bach o a Beethoven, per non parlare di Mozart, Gluck e Debussy. Palestrina, Vivaldi, Corelli, Verdi, Monteverdi, mi fan pensare che non sono altro che pipi. Però la cacca è necessaria per svelenare, purificare l'umanità. E la pipì di cellula analoga è fondamentale, fondamentale, lo si sa. Vado così per le note pensando a Bach o a Beethoven, ma poi di loro non me ne frega proprio più. Calmo, sereno, cosciente del mio destino, canto e scrivo e vi riempio con eleganza di pupù. Del mio destino canto e scrivo e vi riempio così di merda, pardon,
ritratto è anche sconcertante, perché non sai bene come prenderlo. Io sono molto propenso a prenderlo sul serio. Certo, chi non conoscesse tutto o non tematizzasse tutto quanto detto precedentemente potrebbe anche prendere questa canzone per una pura goliardata, cosa che non è. Se non altro è una goliardata, diciamo così, musicalmente molto interessante. Ora, Carpi si dedica tantissimo alla musica di scena per il teatro. Ho qui fatto un esempio non tanto preso dal repertorio del Piccolo, per il quale lui ha composto quasi tutto, dall'Arlecchino al Faust, ben inteso, ma per un altro delle sue innumerevoli collaborazioni, spettacolo che venne invece messo in scena al Teatro Gerolamo, che diventa un po' anche il tempio della canzone d'autore milanese e un po' di tutta la poetica della riattualizzazione del repertorio milanese, che proprio in quel periodo incomincia ad essere trasformato in una sorta di tradizione. Dal punto di vista storico-filologico avrei tanti dubbi, ma dal punto di vista dell'identità milanese è importantissimo. Si recuperano moltissimo, come per esempio in Milanin Milanun, che qualcuno di voi conoscerà, al quale ovviamente hanno partecipato sia Gino Negri che Fiorenzo Carpi, si recupera l'idea di una tradizione popolare milanese che andrebbe dalla Scapigliatura senza soluzione di continuità al Teatro Gerolamo. E questo è uno dei titoli che venne proposto in questa chiave, perché si riprende El Barquet de Boffalora, che è una versione in dialetto milanese di una straordinaria vaudeville di Labiche, La Cagnotte, che qualcuno di voi conoscerà, che venne appunto ripreso da Cletto Arrighi, cioè uno dei padri della Scapigliatura milanese, nel 1870. Ebbene, nell'ambito del Gerolamo venne riadattato per il Gerolamo da Ciro Fontana, che poi è il padre di Carlo Fontana, ex sovrintendente della Scala, tutto giro milanese, e vedete alla destra che quali interpreti inscenavano questo titolo. E le musiche, perché un vaudeville ha sempre delle musiche, naturalmente, anche la versione di Cletto Arrighi aveva una serie di musiche, alcune delle quali si sono anche conservate, vennero tutte composte da Fiorenzo Carpi. Il regista, come spesso succede in questo repertorio, in questo ambito, è Filippo Crivelli. È ancora Millino, l'hai conosciuta, quindi bene, allora posso ancora continuare a sedere in questo tavolo, sennò l'invidia mi avrebbe totale. Allora, qui questo l'ho rubato a casa di Crivelli, quindi quindi avete una cosa totalmente inedita di un personaggio di una, francamente, tra quelli che forse Alberto avrebbe voluto, sicuramente, perché nell'ambito della... Mi usa come spalla, ma sì. A me va benissimo. Mettiamo, non vi dico chi è perché lo riconoscete subito. Pronti, pronti. La voce di Crivelli. Il quintetto dei Gillette. Quel del trinchio c'ha fa stamattina, non può poter farci già va. E quel schino c'ha fa l'alterdì. E quel schino c'ha fa l'alterdì. E pescia. A Milano ne verete bene. Venga, ma spendi bene i miei. A te, spegni il Gillette numero 3. Nessun padre sentirà rabbiare. Questo è il quarto di me gilet. E parlo male un bel sicuro. Questo è qui il culo del caffè. E vuoi avanti finché che ne è.
e stracevo e compra il gilet e mi andarò a far per ridare. Queste si è schiuccia pa' stamattina, queste se fanno a Milano, e queste che luccia pa' l'alterdì, la se fa che il va avanti tre anni. All'incambio di un giorgiovino, in nuvegno ne nanca mi un rao, adesso vengono il gilet numero 8. Ma che schi, che farmi in gabel? Ma balocca c'è mica di fa. Questo è l'ultimo di me gilet, il truffer che il casciadre. Estra c'è, me compri gilet, e vi andarò a fa per ridare. Estra c'è, me compri gilet, e vi andarò a fa per ridare. Uè! È una prova questa qua, è una prova. Una attività di Gino Negri applicata, alla quale lui dedicò tantissimo tempo, è sicuramente quella della divulgazione televisiva, in cui si esibiva anche sempre come cantautore, possiamo dire. Ve ne do solo un frammento. Questo no. La verità sulla favola di Orfeo, io la vedo diversa, ben diversa dalle fiabe mitologiche che Gluck, Monteverdi e Offenbach e altri misero in musica, come se si trattasse solo di un grande amore con un po' di suspense. Il mito di Orfeo lo si può anche prendere allegramente. È quello che ho fatto io, scrivendo una canzone da cabaret in 4 puntate. Come liberarsi della propria moglie salvando le apparenze. Mi sono ispirato a Rossini, anzi ho pensato che fosse lo stesso Rossini, con quel suo spirito acre, un po' cinico degli ultimi anni parigini, a scrivere questa canzone. Gli ho anche rubato un tema, speriamo che non me ne voglia troppo. Dice la vecchia leggenda che Euridice, morsa da un serpe, ai, rese vedovo Orfeo e all'inferno se ne andò. Niente affatto fu Orfeo, quel buon serpente che nell'acqua di fonte un veleno versò. In 448 Euridice affossò tutti i pastori, tutte le ninfe erano lì per le condoglianze, e con l'aiuto della cipolla sfrenatamente Orfeo piange 11 o 12 le più intonate, care, dolcissime fanciullette cantano in coro alla defunta interminabili canzonette. Poi un pastore, sicuramente il più autorevole fra i pastori, con un discorso forse un po' lungo al neovedovo strazia il cuore, sembra che strazi. È la cipolla che fa il suo effetto lacrimatorio, è la cipolla, sono le... Ecco, qua l'ho tagliata perché andava avanti ancora 7-8 minuti. Allora, vorrei chiudere questa che evidentemente dal punto di vista dell'autore posso anche empaticamente sottolinearlo con una certa ansia, sicuramente può essere considerato un fallimento, ma evidentemente per me non lo è affatto, con alcune canzoni di, forse quello che vi ho fatto vedere finora o sentire finora è poco noto, che sono un po' più, diciamo, nel paesaggio sonoro di ognuno di noi, suppongo, ma che credo possano essere più di altre utilizzate a suggello di quanto vi stavo dicendo, cioè che è uno straordinario fallimento, un fallimento che ci ha dato dei compositori indispensabili, altrimenti forse la porta divisoria, che ben inteso
combatterò perché venga rappresentata, ma sicuramente non è ciò che ha reso Fiorenzo Carpi Fiorenzo Carpi, così come combatterò ancora di più per fare eseguire l'antologia di Spoon River, ma non è forse quello che ha reso Gino Negri Gino Negri. Invece Fiorenzo Carpi è Fiorenzo Carpi perché ha scritto questa canzone assolutamente di fronte alla quale si rimane veramente senza parole per quanto è straordinaria. Il testo di Franco Fortini. Sia ben chiaro che non penso alla casetta, due locali più servizi, molte rate, pochi vizi, che verrà quando verrà. Penso invece a questo nostro pomeriggio di domenica, di famiglie cadenti come foglie, di figlie senza voglie, di voglie senza sbagli, di 1100 ferme sulla via, con i vetri appannati di bugie, di fiati lungo i fossati della periferia. Caro, dove si andrà, diciamo così, a fare all'amore? Non ho detto a passeggiare e nemmeno a scambiarsi qualche bacio. Caro, dove si andrà? Diciamo così, a fare all'amore. Dico proprio quella cosa che tu sai e che a te piace, credo, quanto a me. Vanno a coppie nostri simili quest'oggi per le scale nell'odore di penosi alberghi a ore, ma chissà l'amore c'è. Vedi amore anche la fretta tutta fibbie lacce brividi nella nebbia gelata e sull'erbetta. Un occhio alla lambretta, l'orecchia a quei rintocchi che suonano d'Amborgo la novena, è una radio lontana che alle nostre due vite dà i risultati delle ultime partite. Caro, dove si andrà? Diciamo così, a fare all'amore. Lo sai bene che io non sogno, questo mondo di noi due non ha bisogno. Caro, dove si andrà? Diciamo così, a fare all'amore. Se volere bene sempre è più difficile, amore mio, non dar la colpa a me. L'interprete di questa canzone è stata Laura Bembi, che è un'interprete straordinaria, secondo me, di questo repertorio. Ce n'è una versione, quella più famosa è quella di Enzo Iannacci,
che assolutamente non può neanche lontanamente. Ma è un problema anche proprio di genere. Ci sono anche musicale, ci sono delle modulazioni in questa canzone che sono completamente fuori dalla portata di Enzo Iannacci e sono difficilissime, devo dire, difficilissime da cantare. Questa un altro sul versante di Negri, naturalmente scelgo sempre una canzone surreale perché Negri è in quell'ambito, quello che noi oggi chiameremmo demenziale, che anche Carpi ha frequentato, naturalmente. Una canzone che è diventata famosa nella versione soprattutto di Paolo Poli e Seguendo la flotta, con il testo di Arbasino di Fiorenzo Carpi. Questa con cui vorrei chiudere la serata è di Gino Negri ed è una canzone che vorrei, se c'è il tempo, si dà di pochi minuti, di proporvi in una doppia versione, perché anche questo è molto importante. Avete visto quante varianti testuali ha introdotto Laura Betti rispetto al testo originale di Franco Fortini. Ovviamente la canzone, diciamo, la dominante orale della canzone prevede numerosissime varianti, e lo stesso Gino Negri ha, diciamo, spesso cambiato le sue canzoni anche dal punto di vista musicale, per esempio trasformando l'assurdo sette quarti con le quali di solito le componeva in un più diciamo commerciabile quattro quarti, e d'altronde anche questo sarà uno dei casi che vedete. Vi ho messo lo spartito originale in sette quarti e invece poi lo sentiremo in una doppia versione, una cantata da lui sempre nella spettacolo che vi ho già citato, Costretto dagli eventi, 1963, Teatro Gerolamo, accompagnato al pianoforte, e un'altra versione con la quale vorrei chiudere, un'altra voce che per così dire è imprescindibile per capire Fiorenzo Carpi, o quel Fiorenzo Carpi e quel Gino Negri, che è quella di Millì. Quindi questa canzone si intitola "A volte t'ha detto niente la tua mammina, altre volte ti invece più giustamente dunque bambino", come anche nella versione originale. Ed è una canzone, anche questa, come la canzone precedente, una la fruisce come una specie di domenica metropolitana un po' fanè. In realtà è una canzone in cui si pone fortissimamente il tema del sesso, naturalmente, che è il tema dominante in tutto questo repertorio. Nella versione surreale di Gino Negri, questo tema, il tema del sesso, viene veramente configurato in un modo molto ambiguo. Tanto è vero che voi questa canzone, per esempio, la trovate in un sito di cultura gay come una canzone assolutamente periodizzante, come se è la prima volta in questo sito, si dice, in realtà è, diciamo, una sovrainterpretazione, ma l'ambiguità la interpretazione che vorrebbe questa situazione, quella che la canzone verbalizza come una diciamo tristissima situazione di prostituzione omosessuale, in realtà con Millì diventa un gigolò e una signora, poniamo, ma è l'ambiguità dentro la canzone che consente tutta questa sorta di sovrainterpretazione, di interpretazioni anche molto differenziate, ed è una canzone secondo me bellissima. Qual è la prima versione che ascoltiamo? La prima versione è quella di Gino Negri, che tra l'altro anche quella è una cosa, devo dire, molto caratteristica del suo approccio, quasi ostenta i suoi innumerevoli difetti di pronuncia che lo rendono come performer molto poco, diciamo, come si può dire, performante.
sì, ciao. Sì, accidenti agli occhiali. E ve lo presento nell'esercizio delle sue piuttosto indisponenti funzioni. È alle prese con l'ultima conquista. Dunque, bambino, t'ho già capito. Ho già capito, sono il tuo tipo. Poche parole, niente parole. Ora l'amore ti insegnerò. Non vuoi venire? Tremi di freddo. Magari forse tremi d'amore, ma sta tranquillo. Dopo il mio bacio, ogni complesso scomparirà. T'ha detto niente la tua mammina? Non te l'ha detto cose l'amore? Se non l'ha detto, e poco mi importa. Chiudi la porta, vieni un po' qua. Esiti ancora. Non ti vergogni. Sei dolce e caldo come l'agosto. E vieni tranquillo. Dopo l'amore, i clafen caldi ti servirà. Tutto è finito. E il portafoglio me l'ha vuotato. Ora si tratta di andare in banca e lui domani ritornerà. Sono sicura che tornerà. Scheherazade, lo chiamerò. Scheherazade ritornerà. La versione di Millì. Dunque, bambino, ho già capito. Ho già capito, sono il tuo tipo. Poche parole, niente parole. Ora l'amore ti insegnerà. Non vuoi venire, tremi di freddo. Magari forse tremi d'amore. Vieni tranquillo, dopo il mio bacio ogni complesso scomparirà. T'ha detto niente la tua mammina, non te l'ha detto cos'è l'amore. Se non l'ha detto, poco mi importa, chiudi la porta, vieni un po' qua. Esiti ancora, non ti vergogni, sei dolce e caldo come l'agosto. Vieni tranquillo, dopo l'amore, i crafen caldi ti servirò. Andato, tutto è finito e il portafoglio me l'ha vuotato. Ora si tratta di andare in banca e lui domani ritornerà. Sono sicura che tornerà. Mille una notte lo chiamerò. Mille una notte.
ritornerà. Bene, non più Scheherazade, ma Mille e una notte, versione edulcorata. Però insomma, se quelli che non, qualche domanda o qualche curiosità, Emilio ce la può togliere. Grazie, abbiamo imparato un sacco di cose, almeno io ho imparato un sacco di cose. E, una domanda ce lo posso fare? No, però vedo che lei vuol fare. Ma mi farei aiutare da mio marito. Beh, insieme. Non facciamo collegamenti. Ninfa gentile. Oh, è perfetto. Mi sembra un po' carente. La pubblicità ninfa gentile. Gino Negri. Cose che so a memoria. Anche per me. Anche per me è una cosa. Allora, alla prossima puntata. Deve... Io ho ripensato a pubblicità ninfa gentile sia perché ha vinto un premio in età. Pubblicità ninfa gentile anche è una specie di autobiografia del... in piccola sempre... scala. Sì, sì, alla sì. Piccola ho sempre scala. Avuto la sensazione che Gino Negri avesse un tarlo ed era quello di non poter, non sapere, non riuscire, non lo so, a scrivere una grande opera. Io ogni volta che ho parlato con lui ho avuto questa, e l'ho fatto tante volte, e ho avuto proprio questa netta sensazione, anche quando rideva si divertiva e magari scendendo le scale, mentre io cominciavo a salire, mi faceva ciao, come sto? Bellissimo. Beh, questa testimonianza esattamente vanno in la... Volevo fare meno di intervenire, però ma mi ha dato un destro anche a lui. Questo tra il grande e il minore, no? Ecco, tu sei partito citando la definizione minore, hai concluso con quella indispensabile. È molto importante. Lui parla di opera. Ecco, c'è un verso culturale che avrebbe la pena di sviscerare un po' da chi è un po' più intelligente di me. Chi fa qualcosa di grande a volte crede che si debba fare grandi, grandi progetti, grandi risultati, le cose ridondanti, mentre invece c'è l'inverso, che chi fa le cose piccole, inconsistenti, incorporea quasi, come l'arte concettuale. Ecco, cioè, faccio due esempi. L'arte concettuale, c'è un artista che contro la manualità per definizione, il gesto proprio ridotto al minimo, che anziché esplicitarsi annulla, no? Cancella tutte le parole, ne lascia una sola. A questo è venuta la voglia di fare un grande monumento di bronzo, il chicco di un arancio di 6 metri. Chi invece viene attratto da progetti grandi, a un certo punto li ridimensiona e li porta al minimo. Il cabaret, la canzone, i 3 minuti, il cabaret, la piccola scala, e hanno un po' di conflitto, sì, in conflitto. Ma non credo che insomma sia un rimpianto, perché questi minori non sono importanti. Sono importanti. Mi date... La definizione minore non mi sta bene, bisogna trovarne qualcun'altra. Sono persone che hanno dedicato un'opera ridotta al minimo. La canzone è una. Ma lo dice, l'ha detto. Ridotta a 3 momenti, no? Esporre, descrivere e concludere. E sono cose difficilissime. È molto più facile ottenere l'effetto grande, no? Con delle cose che
sfuggono anche al controllo, alla capacità di essere capite. Queste cose piccole devono per forza essere capite, perciò richiedono molta più sapienza e sono il prodotto di persone molto più importanti. Sono felice di questi due interventi, no? Non potrebbero essere interventi proprio, di abbracciare. C'era un po' naturalmente di dialettica nella conferenza di Emilio Sala, da cui abbiamo imparato molto. In realtà ci sono un po' di cose, diciamo, un po' di ospiti, di commendatori, nel senso che appunto è Berio, Maderna, il Partito Comunista. Però mi veniva anche in mente che in realtà c'è anche un recupero della canzone francese di Prévert, naturalmente, e poi c'è Milly che viene fatta, diciamo, novella Marlene Dietrich, e quindi Kurt Weill, eccetera, eccetera. Insomma, cioè, perché aveva anche insomma, un po' l'opera da tre soldi. Insomma, c'è tanta cultura che come dire, ritornava poi. Non so dire esattamente come, ma insomma veniva masticata e riespressa naturalmente. Siamo a Milano anche, però. Sì. C'è il professor, un altri professori. Però quello che diceva il signore è a cui Emilio ha girato intorno. Prendi il microfono, dai. Cogliendo il nocciolo con la definizione di minore indispensabile. Allora, a tagliarla molto a fette grosse, come la mortadella, mi viene da pensare che il minore indispensabile è un risolutore di problemi. Ed è un risolutore di problemi perché come artista pratica il suo artigianato spesso su committenza. La committenza lo leva da quello che Emilio chiamava essere il canone della modernità, e la prova di questa dicotomia è che molti dei maggiori, e quello che Emilio ha citato come principale perché è attivo a Milano nel dopoguerra, che è Luciano Berio, sicuramente nascondeva il fatto che per campare anche lui doveva utilizzare l'artigianato. Berio ha molto occultato e nascosto il fatto di aver scritto moltissima musica per la radio. L'altro, che è stato meno citato ma è stato tirato in ballo adesso, che è Bruno Maderna, più libero da un punto di vista intellettuale, questa cosa qui non solo non l'ha occultata, ma poi per campare ha fatto anche direttore d'orchestra e una pratica artigianale della musica non l'ha mai nascosta, pur essendo le sue composizioni paradossalmente per certi versi molto più radicali del metodo compositivo di Berio. Anche di Berio, sì. Molto più radicali, sì. Decisamente forse più innovativi. In tutto questo, paradossalmente viene fuori che quelli che poi appunto si sono fermati davanti alla grande opera o comunque non si sono associati e identificati col canone maggiore, hanno coraggiosamente affrontato il problema di quello che era un tabù, cioè la musica commerciale, quella che coraggiosamente in modo anche sofferto, cioè sì, non... però quella che alla fine io non voglio, la seconda volta in questa settimana che lo faccio, l'avevo evitato per tutta la vita, cioè, quello di citare una definizione di Adorno che la chiama cattiva buona musica. La cattiva buona musica però poi nei suoi esiti più felice, e lo stesso Adorno ne dava conto, è in grado di generare una cosa che si chiama sempre verdi, che sono quando di Evergreen quando le canzoni riescono a superare il momento, no? Perché poi un'altra delle costrizioni delle canzoni non è solo quella dei tre minuti, ma è quella che si deve adattare a uno spettacolo teatrale, a un sentire di quel momento. È una cosa, quella dell'Evergreen, che accade molto raramente. Però un discrimine forte è quello che
questi minori indispensabili non hanno mai nascosto, anzi hanno risolto la loro crescita artistica assumendo su di loro il tema dell'artigianato, e attraverso la musica applicata, diciamo, si sono messi in un canto molto preciso di quello che era un modo di fare arte in musica. E chi ha parlato è Francesco Lombardi, che anche lui si occupa di queste cose. In realtà ci sarebbero un sacco di cose da dire, però se ce le diciamo un'altra volta, perché potremmo parlare delle colonne sonore, come appunto della musica per il cinema. Va bene, ringraziamo Emilio Sale, ci vediamo tra circa un mese. Grazie a voi.